Buonasera a tutti, da Enrico Malverti, benvenuti a questo webinar organizzato da Sella, Banca Sella, intitolato l'accesso, intitolato Conoscere Multichart, le principali funzionalità. È un webinar interamente dedicato quindi al software Multichart e alla sua integrazione con la Sella Extreme attraverso il Sella Bridge. Andremo a vedere diversi punti e illustrerò brevemente come è articolato questa serie di incontri. Avremo due incontri dedicati alle funzionalità di base del software Multichart. In particolar modo vedremo come creare una chart, i settaggi delle preferences, come inserire indicatori ed oscillatori sul grafico, come modificare il time frame e le diverse tipologie di grafico, dal candlestick, Renko, Kaji, Poiton Figure, 3-line breaks. Come personalizzare le impostazioni, gli strumenti grafici, creare un workspace. Questa sarà la prima parte del nostro seminario. Il seminario durerà circa 45 minuti, al termine del quale avremo circa un quarto d'ora riservato alle vostre domande. Esiste una chat dedicata, appunto, attraverso la quale potrete rivolgere domande al relatore. Iniziamo quindi a prendere il software Multichart. Su alcune funzionalità è già stato dedicato un webinar apposito dal collega Giuseppe Belfiori, ad esempio sulle funzionalità di come inserire le password e settare il conto con la Multichart. Quindi su questi aspetti sorvoleremo, ci passeremo sopra, a meno che non ci siano poi successivamente delle domande specifiche. Vediamo quindi di partire dal primo punto, come creare una chart. Qua vediamo già un multichart aperto e che raccoglie il flusso dati direttamente da Banca Sella. Multichart è composto di alcune parti, una parte strettamente grafica, attraverso la quale è possibile creare i grafici e inserire trading system, indicatori, per fare sia trading automatico sia trading manuale della chart, una parte che si chiama Quote Manager per lo storage dei dati, un'altra parte che è l'optimization, che serve per l'ottimizzazione delle strategie e la visualizzazione in 3D, dell'optimization report, tutte funzionalità che vedremo con calma in seguito. Partiamo quindi dalla creazione di una nuova chart. Ipotizziamo di avere il nostro multichart ex novo aperto davanti e dover creare un grafico da zero. Andremo qui a scoprire la nostra barra di menu in alto. Troviamo la prima voce in alto a sinistra che si chiama appunto File. Andremo in New. E qua si apre il menu principale, possiamo creare una nuova chart window, una nuova scanner window, vedremo poi in seguito meglio di che cosa si tratta, la Quote Manager window, Power Language Editor, l'editor con il quale scrivere i nostri indicatori e le nostre strategie, che saranno oggetto di alcuni seminari specifici, Order and Position Tracker window, DOM window, Time and Sale window, oppure New Workspace. Le funzionalità che vedremo per prime sono Chart Window e Workspace. Partiamo da Chart Window, attraverso questo possiamo creare un nuovo grafico. Se il nuovo grafico lo vogliamo mettere in un nuovo Workspace, quindi crearlo ex novo, faremo quindi New Workspace. Si apre uno spazio di lavoro vuoto che potremo settare a nostro piacimento. Ora andiamo a creare un nuovo grafico, File, New, Chart Window. Cliccando su Chart Window potremo settare un nuovo grafico. Multichart comparirà tra poco, la finestrella che viene detta di Format Instrument, eccola qua, attraverso la quale possiamo scegliere la fonte dati. Nel caso specifico, tra le diverse fonti dati andremo a prendere Banca Sella. Andremo a selezionare poi nella lista degli strumenti, qui sotto lo strumento di nostro interesse,
ipotizziamo di voler prendere un'azione, quindi ad esempio Autogrill, compare qui il simbolo MTA appunto AGL, poi qui in alto a sinistra, dove sto indicando con il mouse, abbiamo un menu a tendina in cui possiamo alla voce settings settare la tipologia di grafico, grafico che può essere regular, ossia normale, oppure possiamo settare il grafico a point and figure, Kaji, Renko, line break, Akinashi, eccetera, eccetera. Ipotizziamo di volerlo settare in questo momento un grafico di tipo normale, a chart type a 60 minuti, quindi qua possiamo settare di nuovo con quest'altro menu a tendina. Se si tratta di un grafico a minuti, oppure a tick, oppure a secondi, ore, giorni, settimane, mesi, anni, eccetera. Quindi il time frame temporale del nostro grafico. Se lasciamo minute e qua indichiamo 60, verrà costruito un grafico a 60 minuti. Con questa menu a tendina, di nuovo possiamo settare il range del grafico, se lasciamo questa data verrà costruito il grafico dal 6 gennaio 2014 alla data odierna, oppure potremmo nel data range andare a settare il numero di giorni, la lunghezza del grafico appunto in giorni. Se indichiamo data number 1 show on top, il nostro grafico comparirà a tutta pagina. Poi alla voce style potremo settare se il nostro grafico sarà un candlestick oppure se sarà un grafico che ci va a mostrare un line on close. Con line on close viene indicata la classica linea calcolata sulle chiusure, oppure la classica bar chart con la rappresentazione, in questo caso di colore bianco. Andiamo a confermare. Ecco qua, avremo il nostro candlestick con la candela rialzista che è bianca, vuota, e la candela ribassista invece che ha il body completamente bianco ripieno. Poi potremo attraverso la stessa finestrella andare a riconfigurare il nostro grafico scegliendo anche diversi colori, come fare nel momento in cui abbiamo già il nostro grafico qui. Andiamo in format, per tornare indietro, format instrument. Con format instrument vedete, torniamo esattamente dove eravamo prima. Quindi con la possibilità in style di poter cambiare, ad esempio, il colore del nostro grafico. Se lo mettiamo verde, vedete, la candela rialzista up viene colorata col contorno verde. La candela neutral la facciamo grigia e la candela ribassista la facciamo di colore rosso. Ecco, vedete come è cambiata di conseguenza la colorazione del nostro grafico. Torniamo in format instrument. Ecco qua, l'ultima finestrella a destra. Ah, vediamo prima scaling, dove solitamente per avere una corretta rappresentazione dei grafici e dell'andamento degli indicatori conviene andare a settare il grafico come same as symbol, lo vedremo tra poco, e qui avremo la possibilità, questo lo vedremo in seguito, di settare anche il volume profile. Bene, ora abbiamo caricato il grafico di Autogrill su un time frame a 60 minuti. Andiamo a vedere le funzionalità successive. Come settare le preferenze?
preferenze lo troviamo sempre sotto il menu principale, File, Preferences, eccole qua. Ci clicchiamo sopra. Si apre la finestra delle preferenze che può essere settata a proprio piacimento. Fleggando questa finestra vengono aperti i workspace che sono stati utilizzati nella precedente sessione, quindi nella sessione attuale, ad esempio che io sto facendo in questo momento. Se io chiudo Multichart e domani la vado a riaprire, l'andrò a riaprire. Verranno riaperti automaticamente gli ultimi workspace aperti dalla sessione precedente. Oppure posso cambiare questi settaggi andando ad aprire solamente alcuni workspace preimpostati, oppure non so, al posto dell'ultimo workspace attivo nella sessione precedente, tutti i workspace che erano attivi alla sessione precedente. Fleggando qui non andremo a salvare automaticamente, non viene mostrata la finestra del Save Workspace on Exit, vengono salvati automaticamente i workspace senza mostrare la finestrella relativa, quindi tutti questi settaggi, queste preferenze le potete cambiare a vostro piacimento. Lo stesso per quanto riguarda la modalità di funzionamento del server, che può essere online oppure offline. In modalità offline vengono utilizzati solamente i dati salvati in locale. Potete settare in base alle vostre preferenze anche le modalità di charting e se avere o no una richiesta di conferma quando rimuovete, ad esempio, un grafico, uno studio da un grafico e via di questo passo. Insomma, queste non sono modalità di lavoro fondamentali, ma sono comunque quelle piccoli ausili che servono a supporto della propria operatività, come ad esempio andare a settare degli allarmi sonori per il trading manuale e scegliere la valuta di riferimento che viene utilizzata per la valorizzazione delle posizioni aperte sul grafico, eccetera, eccetera, e scegliere ad esempio dove andare a localizzare i logs, gli studi, eccetera, eccetera. Affrontato questo problema, apro e chiudo una parentesi velocissima. Annotatevi eventualmente le domande. Se ci sono delle cose chiare, vi invito, che non sono chiare, chiedo scusa, vi invito a fermarmi immediatamente. In ogni altra eventualità, invece, annotatevi le domande che verranno affrontate alla fine del seminario. Procediamo. Ora abbiamo il nostro grafico a 60 minuti di autogrill, andiamo a vedere come andare ad inserire indicatori e oscillatori di vario tipo sul grafico. Si va nel menu principale e stavolta, anziché File, andiamo su Insert. Troviamo Insert Instrument per andare ad inserire non degli oscillatori, ma eventualmente andare ad inserire un secondo time frame. Quindi questo lo vediamo come step precedente all'indicatore. Se noi vogliamo inserire, ad esempio, qua su Autogrill, nella stessa chart, la visualizzazione di Autogrill anche su un time frame diverso, ad esempio, daily, selezioniamo di nuovo il nostro titolo. Alla voce Settings, invece, andremo a configurare, ecco qua, la risoluzione o 24 hour oppure semplicemente one day. Ecco, vedete caricato qua sotto, sempre autogrill, ma su un time frame giornaliero. Ricordatevi bene, perché questo ci servirà poi per la codifica delle strategie, indicatori e trading system, che questo viene chiamato
nel gergo del Power Language, che è lo stesso di Easy Language, Data 1, quindi la serie storica Data 1, e questa è Data 2. Questo appunto ci servirà quando dovremo scrivere le strategie all'interno del Power Language. La procedura è assolutamente identica. Adesso andiamo a rimuovere Data 2. Se noi volessimo all'interno della stessa chart avere un confronto, vedere parallelamente l'andamento dei prezzi di Autogrill e ad esempio Unicredit, andremo a fare Insert Instrument, di nuovo, anziché scegliere Autogrill, andremo a scegliere Unicredit, andiamo in Settings. Selezioniamo stavolta 60 minuti e confermiamo. Data 1 rimane Autogrill, in Data 2 abbiamo invece l'andamento del titolo Autogrill, chiedo scusa, Unicredit su 60 minuti. Ora andiamo ad applicare un indicatore. Gli indicatori li trovate sempre in Insert alla voce Stadi. Signal invece sono i trading system. Stadi sono gli indicatori comprensivi anche quindi degli oscillatori. Drawing invece è per gli analisti o per i trader discrezionali consente di poter andare a settare strumenti grafici come Trendline, Andrew Pitchfork, archi, freccette, scrivere all'interno del grafico e vedremo qualche esempio in seguito. Andiamo intanto alla voce Stadi, ci clicchiamo sopra, vedete che compare la finestra Indicator con tutti gli indicatori presenti di default all'interno del nostro multichart, ivi comprensivi anche eventualmente di indicatori che vi siete creati autonomamente. Signal invece comprende tutti i trading system e add-on invece indicatori o trading system a pagamento. Quindi alla voce indicator e signals trovate indicatori o trading system free oppure creati direttamente dall'utente, alla voce add-on invece strumenti a pagamento. Andiamo a scorrere velocemente la lista degli indicatori, a vedere che gli indicatori sono centinaia, dai più rinomati, dai più conosciuti, diciamo così, fino ad altri meno famosi. Vediamo ad esempio tra gli indicatori sicuramente più utilizzati, più noti, l'average true range, il cosiddetto ATR, l'ADX, strumento che misura la forza del trend, il bando di Bollinger, scorrendo vediamo il CCI, il Chaikin Oscillator, scorriamo ancora, vediamo il DMI, e altri indicatori come ad esempio i volumi. Ritornando su, andiamo a prendere uno degli indicatori più noti ed utilizzati, ossia l'RSI, il Relative Strength Index. Vediamo se lo troviamo, magari è l'unico che mi sfugge. Eccolo qua. Clicchiamo OK. Si apre la finestra del Format Study dell'RSI che ci consente di poterlo settare a piacimento. Di default ci viene proposto l'RSI calcolato sulle chiusure, la lunghezza dell'RSI che possiamo modificare ad esempio semplicemente digitando 9 al posto di 14, selezionando oversold oppure overbought possiamo modificare i nostri livelli di ipercomprato e di ipervenduto e modificare il colore delle due aree
in cui inizia l'ipervenduto e l'ipercomprato. Rispettivamente in azzurrino e in rosso. Ecco qua. Siamo andati a caricare l'RSI su un time frame. Cliccando qua, vedete, posso ridimensionare le aree del grafico. L'RSI viene calcolato su data 1. Quindi l'RSI, a meno che voi non andiate a modificare l'impostazione di default, che noi siamo andati a caricare in questo momento, viene caricato di default su data 1, quindi è calcolato l'RSI su AutoGrill e non su UniCredit. Bene, qua come dicevo è possibile andare anche a modificare i colori del vostro RSI. In style possiamo andare a cambiare lo spessore della linea. È possibile in teoria cambiare anche la tipologia dell'indicatore. In questo caso l'RSI va bene visualizzato a linea, però se volete creare un vostro nuovo indicatore che abbia una rappresentazione a istogramma, andrete a settarlo attraverso questo menu a tendina. Anziché una linea potreste anche volerlo vedere visualizzato con una croce, con un punto, oppure a destra o a sinistra della barra, oppure sopra o sotto la barra. L'RSI viene visualizzato, come ben sappiamo, in una parte propria del grafico, quindi non occorre andare a fare questo tipo di modifica. Qua vedete che se cambio il colore immediatamente viene proposto il cambio in modo che venga anticipato il cambiamento e voi potete solo confermarlo. Con Weight potete incrementare lo spessore, vedete, dell'RSI, così come anche lo spessore delle aree in cui inizia l'ipercomprato e l'ipervenduto, la tipologia anche di linea può essere variata, da una linea continua può diventare anche una linea discontinua. E via di questo passo. Cliccando qui, una volta salvato User as Default, ogni volta che andrete a caricare l'RSI, andrete a sovrascrivere le vostre impostazioni, le impostazioni che vengono proposte attualmente di default con queste. Quindi tutte le volte vi comparirà l'RSI presentato nella modalità che abbiamo appena impostato in questo momento. Confermiamo. Quindi se adesso andassimo a rifare da capo, andare a mettere l'RSI in un nuovo grafico, ci verrebbe proposto con questa impostazione di colori e di spessore. Se volessimo tornare a modificare queste impostazioni, dovremmo andare in Format, Study. Vedete, ci troviamo qui, l'RSI, clicchiamo su Format. E ci ritroviamo esattamente la finestrella di prima. Andiamo ora a vedere la finestrella Properties, all'interno della quale ci viene detto che il nostro RSI è stato caricato nel subchart numero 3, cioè 1 nello spazio 1, 2, 3. Questo è il subchart numero 3. Come vi dicevo, modalità di solito, soprattutto quando viene caricato un oscillatore o un indicatore comunque che si deve muovere, deve essere rappresentato correttamente sulle barre, è consigliabile settarlo come Same as Instrument, in modo che venga rappresentato correttamente al modificare del grafico, scorrendo il grafico all'indietro. Con la finestrella Alert potete settando Enable Alert degli allarmi o in chiusura di barra oppure Every Tick oppure una volta sola per barra, un allarme audio, un beep e un allarme sonoro con un notify, cioè quindi con una
notifica, con un allarme, con un pop-up praticamente che vi compare a video. Potete selezionare la durata di questo pop-up, se farlo rimanere a video per 5 secondi, 15, 30, oppure sempre aperto fino a quando voi non andrete a cancellarlo. E qua con email alert potete andare a settare, vedete, una notifica email con l'indirizzo email di spedizione, gli indirizzi plurale, perché possono essere più di uno, che ricevono il vostro allarme, che può essere un allarme di tipo buy, sell, oppure semplicemente una notifica attenzione, rottura supporto. Quindi a determinati livelli potete andare ad inserire questi allarmi e scrivere nel codice, vedremo in seguito come si fa. E qui se ne va a configurare attraverso la porta l'SMTP di autentificazione con lo user e la password del vostro indirizzo email. È possibile poi, una volta configurato il tutto con il vostro indirizzo email di spedizione e gli indirizzi email che ricevono la vostra posta, i vostri allarmi, che potrebbero essere anche il vostro stesso indirizzo email, cioè potreste autospedirvi gli allarmi, ad esempio sul telefonino, e potete verificare se funziona il tutto con un messaggio di testo. Rimuoviamo il tutto. Qua di nuovo potete andare a settare le impostazioni di default, quindi una volta flaggato qui, tutto quello che avete impostato vi sarà proposto di default tutte le volte che andate a caricare il vostro RSI sul grafico. Se volessimo aggiungere un altro indicatore, lo possiamo fare o tornando in alto da Insert, quindi nel menu principale, oppure direttamente da qua. Vedete, esiste il bottone Add. Ipotizziamo di voler aggiungere il super trend, add super trend, clicchiamo su ok. Stessa procedura per quanto riguarda l'RSI, input, abbiamo i nostri valori che vengono proposti di default, 3 e 10. Andiamo in style per settare il colore del nostro super trend, rosso è quello di default, ma possiamo cambiarlo. Super trend è rappresentato ovviamente da una linea, ma potrebbe anche essere una crocetta, volendo. Lasciamo la linea, la tipologia, lo style, linea continua, e il weight andiamo a appesantire un po' in modo che si veda meglio. Properties lo andiamo a caricare in subchart 1, quindi sul nostro autogrill, ma potremmo anche a volerlo andare a caricare una seconda volta poi sul titolo UniCredit. Adesso andiamo a metterlo su autogrill, lasciamo same as instrument con di default, clicchiamo su ok. Ecco qua, abbiamo caricato il nostro indicatore super trend sul grafico di Autogrill. Adesso andiamo a cambiare il colore in modo che non disturbi col colore delle barre. Eccolo qua, sono andato a metterlo in azzurro. Ora proviamo a metterlo di nuovo invece su UniCredit, Insert Study, se ricordate la procedura. Andiamo a riprendere il super trend, confermiamo. Ci compare di nuovo il nostro menu, il format study. Andiamo in properties, andiamo a mettere subchart numero 2 questa volta. Eccolo qua, vedete? Così abbiamo caricato il nostro indicatore anche su UniCredit. Ora però ipotizziamo di voler cambiare colore. Possiamo anche, mostro una procedura diversa, anziché andare nella finestrella di format, selezionare il nostro super trend, doppio clic sul super trend, ci compare di nuovo la nostra finestrella. Ecco quindi che ci sono diverse metodologie.
o quella di andare a utilizzare il menu principale, oppure anche quello semplicemente di cliccare sopra l'indicatore selezionandolo e poi col doppio clic. Torniamo in style, appesantiamo il nostro super trend e cambiamo il colore e andiamo a mettere un color bel giallo. Ecco qua. Spero che fino a questo momento sia tutto chiaro. Vedete, abbiamo impostato il nostro RSI, abbiamo caricato il Super Trend. La stessa cosa la si può fare con decine di altri, ovviamente, di indicatori, scegliendo il subchart su cui andare a posizionarlo. Andiamo ora a creare un altro all'interno dello stesso workspace. Possiamo andare a creare più chart. Andiamo a caricare ora il grafico, ad esempio, di un altro titolo azionario. Andiamo a prendere Intesa San Paolo o Mediobanca, ecco il primo che ci capita a tiro. Selezioniamo il time frame, mettiamo questa volta per cambiare un po' a 5 minuti. Ci confermiamo. Ecco qua che compare, qua vedete sta facendo il backfilling, quindi sta andando a recuperare per 80 giorni indietro a caricare i dati, ecco li ha caricati. Andiamo adesso, andrò un po' più velocemente, carichiamo un indicatore, ipotizziamo, prendiamo lo stocastico veloce, confermiamo, andiamo a metterlo nel nostro grafico, eccolo qua. Ora che cosa possiamo fare? Abbiamo due grafici all'interno dello stesso workspace, li andiamo a ridimensionare. C'è una procedura automatica all'interno di Window che è Arrange All. Levo l'email, chiedo scusa, la webcam in modo che possiate vedere meglio la finestra. Ecco, vedete, abbiamo ridimensionato i grafici in modo automatico. Esiste o un Arrange All che va a sistemarvi le varie finestre all'interno del workspace, oppure un Arrange orizzontale oppure verticale. Vedete, in questo caso vengono sistemati in verticale i grafici. Andiamo a mettere un terzo grafico, New Chart Window. Mettiamo Enel, stavolta lo mettiamo a 15 minuti per differenziare un attimo. Ecco qui il nostro Enel, di nuovo possiamo ridimensionare tutto automaticamente o in orizzontale o in verticale, ad esempio. Con Arrange All decide automaticamente multichart come sistemarli. Abbiamo in questo caso ottenuto un workspace con tre titoli azionari italiani. Questo workspace può essere ovviamente salvato andando in File, Save Workspace As. In questo modo potete andare a salvare il nome del vostro workspace, lo salviamo con prova, sella, ecco qua. Utilizzare diversi workspace, vedete che vi può consentire di poter suddividere la vostra operatività e i mercati che andate a seguire molto velocemente. Ad esempio, io avevo già presalvato in precedenza due workspace denominati azioni 1, azioni 2, due workspace ETF, ETF2 e tanti altri anche per quanto riguarda le obbligazioni, in modo da poter monitorare l'andamento
di diversi mercati. Lo stesso potete fare con i future, ovviamente, e per tutte le tipologie di asset che è di vostro interesse. Come dicevo prima, alla voce di menu, insert, trovate anche non solo stadi, non solo quindi indicatori, ma anche drawing, quindi potete andare a caricare le famose forchette, le Andrew Pitchfork, archi, ellissi, canali, vedete. Potete andare a tracciare, avete diversi strumenti grafici a vostra disposizione, linee orizzontali, in modo da poter tracciare supporti e resistenze. Qua siamo andati a indicare un'area di supporto per quanto riguarda Enel sul time frame a 15 minuti, selezionandolo, vedete, poi il tasto destro, possiamo andare in format horizontal line, quindi cambiare il colore anche dello strumento grafico che abbiamo appena caricato, mettiamo di un rosa, aumentiamo lo spessore, ecco fatto, oppure possiamo fare di nuovo con la stessa procedura, rimuoverlo, oppure clonare la nostra trend line, quindi averne altre identiche, vedete, che possiamo poi andare a spostare, magari come area di resistenza e non come area di supporto. Eccolo qua, siamo andati a spostare il nostro segmento orizzontale più in alto, a indicare quest'area. Vedete che a fianco viene indicato il prezzo esattamente al quale viene posizionato il nostro supporto, la nostra resistenza. Torniamo col tasto destro in format horizontal line. Vedete che in properties viene dato esattamente il livello a cui è stato posizionato. Andiamo in alert e anche qui in alert cosa potete fare? Potete andare a flaggare enable alert e andare a generare un segnale di allarme alla rottura del livello che avete appena creato. Il livello che può essere alla rottura, potete andare anche a creare un allarme visivo, un'email, stesse modalità che abbiamo visto in precedenza per gli indicatori. Ora andiamo a vedere anche sempre la voce insert per completare il quadro. Che cosa succede andando in insert signal? In insert signal vedete che abbiamo numerosi trading system. Nella mia lista ne compaiono anche più del normale perché ci sono già molti dei miei. Ma la stessa multichart ve ne propone a centinaia. Andiamo a prendere ad esempio un indicatore, vediamo di quelli di default, proposti di default, Momentum LE. Con Momentum LE, LE sta per Long Entry, SE per Short Entry, ricordatevi sempre, quindi LE Long Entry, SE Short Entry. LX, qua ne abbiamo altri, sta per long exit, SX sta per short exit. Andiamo a caricare, a selezionare momentum LE, quindi un ingresso basato, una long entry basata sul momentum. Clicchiamo OK. Ora, selezionando qua, noi possiamo attraverso questo menu comporre una nostra strategia, un nostro trading system attraverso codici già creati, già preimpostati. Utilizziamo il tasto Add e andiamo ad aggiungere
l'entrata short, quindi momentum, e se confermiamo, abbiamo long entry e short entry. Possiamo naturalmente attraverso il tasto format andare a modificare la lunghezza del nostro momentum utilizzato per generare segnali di ingresso e di uscita. Andiamo a caricare anche delle uscite, ipotizziamo di voler creare delle uscite e testare delle strategie, una strategia che vada a uscire dalla posizione quando abbiamo un crossover di medie mobili, moving average crossover, long exit, quindi quando i prezzi scendono sotto la media mobile a 9 periodi, e ci aggiungiamo ovviamente anche la short exit. Questo è solo un esempio di quello che si può creare con multichart anche senza essere programmatori. Vedremo poi in seguito, come ho già detto, anche strategie create ex novo utilizzando l'editor, quindi programmando il proprio codice, però esistono delle strategie già preimpostate, soprattutto quelle che utilizzano indicatori, quelli più noti, le bande di Bollinger, il momentum, le medie mobili, che possono essere testati statisticamente senza bisogno di essere dei programmatori. Ora abbiamo creato, composto la nostra strategia, chiudiamo, vedete che compaiono delle freccette sul grafico che sono date dal momentum LE, che sta quindi per long entry. Qua si vede MOM SE, quindi short entry, la freccetta blu indica acquisto, la freccetta rossa verso il basso indica un'apertura di una posizione short. Allarghiamo in modo che si possa vedere un po' meglio. Cambiamo il colore e da candela lo mettiamo, vedete, attraverso questo menu in alto, questo è il menu veloce, potete cambiare la modalità di rappresentazione anche direttamente da qua, vedete anche line break, Renko chart, esiste quindi anche questa modalità di rappresentazione, cioè di utilizzo del grafico direttamente da questo menu veloce qui in cima. Ecco, qua nel frattempo, facendo tutto questo, si è già ridimensionato da sé. Vedete la freccetta rossa momentum SE, che indica l'apertura di una posizione short. Se noi volessimo cambiare anche questo tipo di settaggio, cioè il colore delle freccette, la tipologia della freccetta, selezioniamo il tutto, doppio clic, e andiamo in format. Si apre la finestrella di format signal, vedete. Potete modificare il colore della freccetta, la tipologia. Questa è la freccetta che viene posta sopra o sotto il grafico a indicarvi la barra su cui si entra o si esce. Questo è il punto esatto in cui si entra o si esce dalla posizione che viene messo a fianco della candela. Questa è la signal label, quindi l'etichetta che potete colorare anche qua del colore che volete, il numero di pezzi. E anche tutti questi settaggi possono essere salvati come de di default. La stessa cosa la potete fare per il buy entry, oltre che per la sell entry. Potete modificare allo stesso modo anche il settaggio delle freccette per le uscite, anziché bianche, le possiamo mettere in questo colore rosso scuro. Per l'uscita da posizione long, stessa cosa, andate a modificare i vostri settaggi e salvate di default, così come potete modificare anche la connecting line, cioè la linea che connette i trade, che è di default verde per i trade che si sono chiusi in guadagno, rosso per i trade che si sono chiusi in perdita. Qua, ad esempio,
allarghiamo attraverso l'increase bar spacing, vedete qua, questa linea connette l'apertura del trade short con la chiusura del trade short ed è colore verde perché qua siamo entrati short e qua abbiamo chiuso la posizione short. Qua invece questo trade è colorato, la connecting line è rossa perché lo short è stato aperto qui e chiuso qua e quindi trade in perdita, abbiamo una connecting line rossa, quindi visivamente si capisce subito i trade come si sono comportati, se teoricamente abbiamo guadagnato o perso. Questo ci consente di poter quindi testare le nostre strategie andando alla voce View Strategy Performance Report, compare il nostro Strategy Performance Report che ci dice se la nostra strategia è profittevole o meno. Ora, qui sono presenti pochi trade perché abbiamo utilizzato un numero di barre abbastanza limitato su Enel. Per poter avere un report più attendibile occorre andare in Format, Instrument, andare poi a incrementare il numero di barre del nostro, vedete qua abbiamo 2 days back è ovviamente troppo poco per poter avere un report attendibile che ci dica se la nostra strategia funziona o meno, non stiamo a caricare troppe barre, ma giusto a titolo di esempio, ecco, vedete, abbiamo messo 50, aumenta il numero di barre presenti sul grafico. Per poter fare un corretto backtesting bisogna però fare un'altra cosa importante. Selezioniamo la strategia di nuovo, tasto destro, Format Signal, e andiamo a modificare attraverso il tasto Properties il numero di pezzi con cui entriamo in posizione, perché vedete che c'è c'è il numero 1 sopra le nostre strategie, vuol dire che compriamo e vendiamo un'azione, un po' troppo poco ovviamente, questo va bene come settaggio quando si testano future, ma non per le azioni. Si va in Properties e qui anziché Fixed Share, cioè un numero fisso di contratti, si va a settare dollars per trade, quindi l'importo che noi andiamo a considerare per poter fare trading, mettiamo 1000 oppure in questo caso di default viene proposto 10.000 euro per il titolo Enel e poi qua si andrà a settare le commissioni che avete. Qua potete utilizzare o quelle standard oppure se avete delle commissioni diverse, attraverso il tasto Manage Rule, creare una New Rule, quindi andare a creare una regola andando di inserire l'importo commissionale che poi effettivamente voi pagate. E poi qua si setta anche lo slip page, cioè la differenza tra prezzo teorico e prezzo reale che viene spuntato con il vostro trading system. Solitamente c'è sempre un po' di differenza tra il buy teorico e il buy effettivo che si riesce a spuntare sul mercato, soprattutto se si entra market. Una volta fatto questa modifica, di nuovo andando in View Strategy Performance Report, si vede se la strategia è profittevole o meno. E come vedete, in questo caso, questa strategia che abbiamo scelto a casaccio, cioè andando ad unire entrate basate sul momentum con uscite basate su una media mobile, certamente perderebbe soldi almeno negli ultimi 50 giorni e credo che questa modalità di testing comunque sia molto utile perché farebbe risparmiare soldi a chi avesse intenzione di voler tradare le bande di Bollinger piuttosto che altri strumenti senza averli precedentemente testati senza sapere se funziona o meno, li può testare sulla carta, vedere se c'è un fondamento statistico nella strategia che si vuole adottare. Tutto questo si risparmia molto tempo alla fine dei conti, perché piuttosto che stare a fare il cosiddetto paper trading,
cioè il trading su carta per un mese, 2 mesi con una determinata strategia, basta utilizzare le regole preimpostate all'interno, come abbiamo visto, il format signal, eccolo qua, del nostro multichart, andare a comporre la nostra strategia e andare a verificare se c'è un fondamento statistico oppure no. Ovviamente al posto del momentum per gli ingressi e la media mobile per le uscite potevamo creare un qualunque altro abbinamento basato su bande di Bollinger. Qua potremmo andare a rimuovere ad esempio momentum SE e momentum LE, andiamo a rimuovere, ecco qua, ed andiamo ad aggiungere volendo o un ingresso basato sul MAX, oppure si potrebbe andare ad aggiungere anche ingressi basati sulle bande di Bollinger, Bollinger Band LE e bande di Bollinger SE. Così, giusto per sfizio, lo si ritesta e si vede anche in questo caso se la strategia guadagna o perde soldi. Bene, il tempo a nostra disposizione per questa prima parte del webinar sulle funzionalità base di multichart con Banca Sella è terminato. Abbiamo visto alcune funzionalità molto importanti, sono solo una piccola parte di tutto quello che vi consente di fare multichart. Lascio ora lo spazio alle domande, vedo che ce ne sono già un paio, il tempo di leggermele. E andrò a rispondervi. Nel frattempo, se volete postarne altre, sono qui a vostra disposizione. Dunque, ho una prima domanda che mi chiede: il mio broker ha delle limitazioni con multichart. Sto per aprire Sella e volevo chiederti se è possibile mettere ordini con trailing, profit, stop loss, tutto in automatico. Certamente sì. E con multichart è possibile fare praticamente tutto quello che fa l'operatore in manuale attraverso strategie automatiche. Potete inserire trailing profit, stop loss, fare il trading su grafico e quindi non ci sono praticamente limitazioni alla vostra operatività. Vedremo poi le funzionalità di trading automatico con più calma nel proseguo di questi trade, nel proseguimento dei nostri webinar. Se ci sono altre domande, ben volentieri. Ah, una domanda di mercato, non è di stretta attualità. E c'è una correzione in vista, pensi di no? Beh, l'ho già scritto nei miei report, e la correzione che ci attendevamo è in corso, vedremo dove ci porterà. Comunque venivamo da una forte ipercomprato e sull'Italia ha contato con le resistenze, quindi una correzione era lecito attendersela. Sembrerebbe essere tutto chiaro perché non vedo ulteriori domande, però attendiamo perché c'è ancora tempo a nostra disposizione. Dunque, un utente mi chiede se il super trend è già in multichart. Il super trend che abbiamo visto prima, ecco, è una delle poche eccezioni che non è presente in multichart di default. Sono presenti tutti gli indicatori principali, dall'RSI, la DX, ne sono presenti veramente centinaia. Il super trend è un indicatore abbastanza utilizzato, che io stesso utilizzo. Non è presente di default, ma si trova in rete oppure per chi vuole si trova anche all'interno del mio libro Trading System Vincenti edito da Eplie. Comunque si trova anche in rete free, non è un indicatore molto noto, molto utilizzato, quindi
non c'è difficoltà a reperirlo. Ecco, un grosso vantaggio del Power Language è il fatto che si tratta di un linguaggio molto utilizzato da diversi anni, non è un mistero che sia molto simile all'Easy Language, e questo fa sì che ci sia molto materiale in rete, centinaia di indicatori, anche con, magari che non sono presenti direttamente su Multichart, ma si possono reperire su diversi siti finanziari, e basta fare un copia e incolla per gli indicatori di solito all'interno del Power Editor di Multichart per vedere questi indicatori funzionare anche se sono presi, se sono stati creati per il vecchio PlayStation 2000 oltre 10 o 15 anni fa. Questo non vale sempre per i trading system, vedremo quali accorgimenti occorra fare per poter far funzionare i codici. Siamo solo all'inizio, abbiamo tante funzionalità, un mondo nuovo da scoprire, ho cercato di procedere con molta calma, in modo da poter rendere il corso fruibile e poter far sì che chiunque possa seguire, anche chi non è esperto del software, chi non l'ha mai visto, oppure chi ce l'ha da poco tempo e ne sta scoprendo ora le funzionalità. Abbiamo ancora un paio di momenti a disposizione. Approfitto per ricordare che le basi di programmazione in Power Language, che possono essere utili come formazione sia per i neofiti, sia per quelli che fanno trading discrezionale, ma anche per quelli ovviamente a maggior ragione che vogliono fare del trading meccanico, si terrà il 9 aprile. Il webinar si intitolerà Le basi di programmazione appunto in Power Language. Nel caso in cui ci fossero domande successive che vogliono essere poste, perché magari non vi sovvengono subito, ma nel momento in cui si approccia il software e si iniziano a comporre le prime strategie oppure a caricare queste cose sul grafico che abbiamo appena visto, potete anche scrivermi info@enricomalverti.com. Vedo che non ci sono altre domande e ribadisco, rimango a disposizione a info@enricomalverti.com. Appuntamento al prossimo webinar. Vi ringrazio per l'attenzione e buon trading a tutti.